Cari amici, il video che noi faremo subito dopo a questo illustrerà una denuncia molto appropriata contro questo governo, il quale è un governo che in realtà fa delle leggi antigovernative e assolutamente illegali, contro le leggi vigenti. Questo fatto ci riporta sistematicamente a un qualcosa che noi abbiamo sempre cercato di documentare e che non si dice mai bene chi comanda in Italia. Allora, come prefazione della presentazione di questa denuncia, ecco la presentazione. Facciamo vedere qualche cosetta. Qui c'è un libro che fu scritto da Alfredo Pieroni, pubblicato da Longanesi nel 1959, Chi comanda in Italia? Voi vedete bene che c'è un disegno del grande Leo Longanesi. Oh, appunto, stavo dicendo, citiamo Longanesi perché Longanesi aveva un taglio politico ben preciso. Esatto. Quindi quando pubblicava dei libri, normalmente li pubblicava perché erano inerenti alla sua visione politica. Esattamente, bravo. Non a caso Leo Longanesi era un romagnolo, ricordiamocelo sempre. Un grande romagnolo, infatti voi vedete tre disegni di Leo Longanesi con tre beghine che pregano. Strano, strano che no, si dica questo. Diciamo, spieghiamo cosa sono le beghine. Non sono quelle che ballano begin de begin. No, non sono. Dopo si sono messi a ballare con quelli del PD, nei sagrati delle chiese. Prima andavano, pregavano, invocavano madonne e santi di vario genere e portavano contributi agli interessi economici del papato. E quindi esattamente poi... come adesso fa questo in televisione anche l'UNICEF ed altre organizzazioni, sì, del genere, che dicono addirittura lascia il tuo testamento a noi. Siamo arrivati a questo parosismo, cioè arrivare al punto di dire no, proprio, dammi 9 euro come, sì, diciamo, molto al mese, più, 9 euro al mese. No, che già è un'altra cosa trascendente, ma addirittura pretendono l'eredità. Allucinante. Non solo, ma come hai saputo tu di recente, hanno arrestato il direttore dell'ufficio di Bruxelles dell'UNICEF per reato di pedofilia, il che ci dimostra che sono tutti della stessa razza, certo, preti, certo, UNICEF e compagnia cantante, certo, certo, sono sempre OMS. Loro sempre loro. Allora, chi comanda in Italia? Domanda che si è ripetuta anche in un altro libro più recente di Mario Giordano, che Mario Giordano è veramente un grande indagatore, oddio, indagatore, glielo dicono e lui repubblica, ma bene così, preferisco così che non indagasse per niente, che ha fatto un libro, anche questo in mio possesso, intitolato Chi comanda davvero in Italia? Vediamo nel risguardo di copertina di questo libro di Alfredo Pieroni, lo faccio vedere di nuovo. Enrico Mattei, che il New York Times definisce il romano più potente dopo Cesare Augusto, mette le mani avanti con umiltà e quasi con sgomento. Io comandare? Ma per carità, vivo in una cameretta d'albergo. Uno di quei gesuiti che, a giudizio di molti, sono l'espressione più manifesta del potere dei preti, dice potere non dei preti. Non lo diciamo noi, lo diceva lui, sì, 70 anni fa. I democristiani non ci vedono per niente, i democristiani non vedono i gesuiti, capito? Dice il gesuita. Potere dei preti, ma cioè, ci adoperano soltanto come galoppini elettorali, i democristiani, ai gesuiti. Un grande industriale accusato di finanziare il Partito Democristiano, comandiamo noi industriali? Ma se nelle ultime elezioni ci siamo dovuti rivolgere ai liberali, partito di quattro gatti che non contavano veramente nulla e servivano da copertura. Si può sapere allora chi comanda in Italia? Bene, vi rispondiamo subito, perché è la domanda intrinseca a tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad ora.
è che gli italiani si ostinano a non vedere, a non capire, anche di fronte a un governo che ha a capo del governo una specie di burattino che non è stato né eletto né votato e che fa il bello e il cattivo tempo, racconta quello che vuole, compare 100 volte su 100 in televisione. Ma allora, per quale ragione noi facciamo vedere queste cose? Perché abbiamo i documenti. Facciamo vedere questo libro. Grazie. Questo è un libro fondamentale sulla storia della Romagna. Sulla storia della Romagna. Gheorghe, il tuo caffè. Sì, grazie. Ma vi voglio far vedere questo. Questo vi voglio far vedere. Sorseggio il tuo caffè intanto. Sì. Hoover, chi era Hoover? Ah, uno dei presidenti della grande nazione, dice in realtà è un coacervo di identità nazionali diverse, che però eleggono uno stesso presidente. E Hoover era un grande industriale. Sì, ma che cos'era? Massone? Era il capo dell'FBI. Ah, sì, giusto, giusto. Qui c'è una bella... Il caffè si fredda. Sì, biografia del mastino americano, il mastino americano. Hoover, eccolo qui. Leggiamo contro chi ha combattuto Hoover ai tempi dei due fratelli... Kennedy, che furono assassinati, non si capisce bene da chi. Hoover si è mosso prevalentemente contro il pericolo rosso, ma qui c'è un piccolo stelloncino. Cioè parli del maccartismo? All'epoca del maccartismo, certo. A capo della FBI c'era Hoover. Qui c'è Hoover con i fratelli. Qui c'è Hoover. Ah, quindi non Hoover il presidente, quell'altro Hoover. Certo, quell'altro presidente. No, questo è Hoover, il capo, quello vero, quello che conta. Sì, ma l'altro Hoover, il presidente degli Stati Uniti, era all'inizio del Novecento. Inizio del Novecento. Questo all'epoca dei fratelli Kennedy. Hoover, infatti io non mi quadrava, dico, sì. Ma è Hoover quell'altro che era anche industriale. Certo. Questo no. Era di tutto, c'aveva di tutto questo Hoover qui. Era molto, ma molto più potente dell'Hoover presidente degli Stati Uniti. Ma c'è uno stelloncino, vi faccio vedere questa rivista, dice, ma tu dove le prendi queste cose? Ma io compro le riviste che mi promettono qualcosa e vado a cercare gli stelloncini. E che cos'è uno stelloncino? Gli stelloncini sono dei piccoli capitoletti che sono messi qua e là dentro gli articoli. Apparentemente incoerentemente, ma sì, in realtà c'è un motivo. Esattamente. Qui c'è scritto, non toccate la mafia. Per Hoover, che era il padrone del mondo, ce l'aveva con tutti, controllava i comunisti, controllava il cinema americano, controllava Hollywood, controllava tutto, il caffè. Ma la mafia non si poteva toccare. Ma la mafia è dentro il gangli delle istituzioni americane dal 40-41. Quando fecero la rivolta The Dock of the Bay, no, in cui che poi è stato riprodotto anche nel film di come si chiama? Il Selvaggio, come si chiamava? Con Marlon Brando che faceva il motociclista. Non era Il Selvaggio. Vabbè, quello lì, insomma, adesso non mi viene in mente. Che quando Iemenano dice che la polizia di Iemena e lui dice mio padre me ne dava molto di più. E quindi niente, fecero lo sciopero delle banchine per cui non caricavano più le navi di rifornitura dei materiali bellici. No, facevano anche quello. Era il primo film che rese grande Marlon Brando, è stato Fronte del Porto. Fronte del Porto, ecco, non mi veniva, ecco, quello famosissimo, insomma. Certo. E lì appunto
non parlava di questo argomento, Ponte del Fronte del Porto, però che era una ribellione degli scaricatori. Degli scaricatori nei confronti della mafia. Certo, invece viceversa è tutto il contrario, è la mafia che controllava gli scaricatori. Esattamente. Quindi non toccate la mafia. Per Hoover la mafia sembrava non esistere, ma guarda un po', ma guardate un po'. Nel 1959, delle 489 unità in cui era diviso il suo esercito di agenti, solo 4 indagavano sulle attività delle famiglie. 1950. Ma quelle che erano perdenti, le famiglie perdenti, non quelle vincenti. È chiaro. Gli accordi furono presi in Sicilia nel lontano 1943, ricordatevelo bene quando ci chiediamo chi è che comanda in Italia. A Cassibile. Una decisione che secondo molti nascondeva un patto segreto tra l'agenzia e la criminalità organizzata. Quindi, cari amici, se voi vi chiedete chi comanda in Italia, la prima risposta è questa. C'è una terna che comanda. Una triade, meglio. Meglio. L'infame triade. Mafia, Sacro Soglio e, se vogliamo, ci mettiamo anche la massoneria, ma entra come cameriere. Sacro Soglio, diciamo, oggi controllato dai gesuiti. Esatto. Oltretutto c'è stata la scalata al potere da parte dei gesuiti, i quali, non potendo più manovrare dietro le quinte, perché hanno dovuto rendersi appariscenti. Esatto. La Chiesa era in crisi, è in crisi per nostra fortuna, di vocazioni soprattutto, non ci crede più nessuno a quelle cazzate. E loro hanno dovuto prendere in mano, scoprire le carte e prendere in mano la situazione direttamente, perché sennò non li seguiva nessuno. E adesso, diciamo, fanno da apripista alla universalità dei dogmi religiosi, no? Per esatto. Cui siamo tutti fratelli, volemo se bene, non cambia niente di qualunque provenienza religiosa noi siamo, comunque sia siamo fratelli in Cristo e in Dio e nella Madonna. Allora, allora c'è una premessa che è molto importante che ve la devo dire. Perché? Perché questo, l'attuale capo del governo, che nessuno l'ha mai detto, che non è mai stato eletto da nessuno, ma imposto dal Sacro Soglio, è di una provenienza molto strana. Proviene da un ambiente ultraclericale, romagnolo, e qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Intanto facciamo vedere questo libro, che è estremamente interessante, Papalini in città libertina, che narra la storia dei papalini nella Romagna, in una cittadina vicino a Rimini. Ricordiamo che la Romagna è sempre stata una terra di confine, come potrebbe essere oggi il Tirolo, il Sud Tirolo, e che nel corso dei secoli, a partire dal 1450 più o meno, anche prima, sì, ma a partire dalle lotte, diciamo, intestine fra le varie dominazioni italiche, i vari reami italici, è stata contesa dal Ducato di Milano, da Venezia, da Firenze e soprattutto dalla Chiesa. Esattamente. E quindi è stato sempre un polo che è sfuggito al controllo feroce di qualunque potere costituito italiano, e quindi ha avuto sempre una identità libertaria, libertina, certo. E quindi una visione del mondo laica, esatto. Carnale, no? Ecco. L'epicentro fondamentale è la persona che l'uomo che rappresentò il punto di riferimento, il massimo della volontà di potenza per il grande Machiavelli, è stato appunto uno che comandava in Romagna,
ed era, vedi caso, la stranezza. Malatesta. A parte malatesta, parlo proprio del Valentino. Ah, certo. Non a caso figlio del Papa. Sì, ma al contrario, malatesta era un agnostico. Sì. Uno che veramente vedeva il mondo nella sua realtà carnale. Sì, ma non era soltanto il lui. Tempio, no? Il tempio di Malatesta, basta ricordarsi. Il tempio questo. Di Malatesta, opera fondamentale della ricostruzione della paganità italiana, è proprio un'opera che si trova a Rimini, non a caso vicino a quel piccolo centro cittadino in cui l'autore di questo libro ha preso come riferimento una rivista che si pubblicava, come dicevo, in una piccola cittadina, ed era una rivista di papalini integrali. Quanti ce n'erano e quanti ce ne sono ancora in Romagna, terra di grandi contrasti. È una terra di grandi conflitti, di grandi passioni, perché gente convinta da una parte o dall'altra della giustezza della propria dimensione. Quindi non è vero, non è assolutamente vero che la Romagna sia una terra di mangiapreti. Ci sono i mangiapreti, ma ci sono anche i preti mangiapagani, che sono dei veri grandi mangiatori, grassatori. L'altra cosa, che l'altra connotazione che vi voglio dire, all'interno delle stesse famiglie, il libro del tuo amico, amico di Mussolini, nei due libri che ha scritto, parla delle faide interne alle famiglie. Esattamente, certo, è importantissimo. Famiglie tutti vere, le famiglie quelle... Tutti i libri di terra di Romagna, scritta da un grande scrittore e giornalista come fu Rino Alessi, è storico, morto una trentina di anni fa, che fu compagno di scuola di Mussolini. Sì. Allora, queste cose che io poi dirò un'altra volta sono importanti perché abbiamo questa documentazione che pochissime persone conoscono. Ricordiamoci che l'inventore di Giuseppe Conte fu il cardinale Achille Silvestrini, morto all'età di 95 anni, capo in testa di un centro di formazione mentale per trogloditi, non sono trogloditi, sono zombie, che ha creato appunto Giuseppe Conte. Il cardinale Achille Silvestrini, che è stato uno dei punti di forza della strategia vaticana, tant'è vero è stato per lungo tempo ministro degli esteri del Vaticano, della strategia filorussa del Vaticano, assieme alla linea... No, ricordiamoci, filorussa di quale periodo? Della Russia pre-caduta del muro di Berlino. Certo. Non certo di quella di oggi. Creatore in un centro di formazione intellettuale, morale... È strano questa vicenda della passione di Silvestrini per la cultura, tutta una cultura dominante anticattolica, anticristiana, che vigeva all'epoca, esatto, e che distruggeva la competizione appunto fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa a vantaggio della Chiesa cattolica. Esattamente. Era quella la funzione che utilizzava Silvestrini, non altro. E la figura di Silvestrini, che è legata ad ambienti dalla chiara delineata mentalità, a cominciare da quello che io ebbi la disavventura di conoscere quando era vescovo di Ravenna, il cardinale Lercaro, poi trasferito, non cardinale, scusate, arcivescovo Lercaro, poi trasferito a Bologna, dove creò con la stessa forza creatrice di Silvestrini niente un po' di meno che il Mortadella. Sì, è chiaro. La creatura di Lercaro, quando era di... I focolarini? I focolarini vengono dopo, no, un altro. È un altro ambiente. E l'ambiente... Comunione e Liberazione nasce in un altro ambiente ancora. Comunione e Liberazione nasce a Milano. Sì. Da Don Giussani. Che poi ha avuto come esponente massimo
quello che si è fatto 7 anni di carcere. Esattamente, buoni e puri. Tanto è vero che noi abbiamo sempre detto. No, diciamolo, come si chiama? Sì. Il presidente, il governatore della Lombardia, come si chiamava? Oh. Vabbè, che il belloccio, sì. Pure lui. Che lui si autoproclamava vergine e noi diciamo sempre vergine davanti, vero? Vabbè. Li conosciamo questi personaggi, capito? Richiamo, quando ci fu il momento di massimo dominio, di liberazione, comunione e liberazione, e comunione, qui all'Università di Roma, ricordo bene che vidi uno striscione che c'era scritto: vi dite figli di Maria, ma siete pagati dalla CIA. Ed era assolutamente è vero, verissimo, verissimo. Allora, no, ricordiamo che in Comunione e Liberazione agiva la cosiddetta Compagnia delle Opere, che era un cancro, agiva, era una creazione, certo, che era un cancro all'interno dell'economia italiana, quello che poi ha seguitato a fare quel figlio, esatto, di puttana di Prodi. Esattamente. In altro verso, ma sempre per demolire, esatto, l'economia italiana. Esattamente. Non a caso a Prodi fu dato la possibilità di distruggere l'IRI e no, tutto e l'EFCAM, l'industria alimentare di Stato. Sì, quello viene dopo. C'era anche, mi sembra, la Buitoni e altre, sì, cose. C'era, cioè, quello viene marchi dopo. Di nessun conto, no? Figuriamoci, capito? Quello è quando l'atto fondamentale fu fatto quando a Prodi fu affidato l'IRI. Certo. Che no, era laico. Lo smantellamento dell'IRI, non la gestione dell'IRI, fu ma affidato la distruzione a Prodi dell'IRI. Fu affidato l'IRI. E Prodi, ma no, ma la funzione era quella. Sì, è chiaro. Affinché la distruggesse con la scusa delle privatizzazioni. In realtà era. C'è stato un periodo, scusate, interrompo un attimo, in cui quel testa di cazzo di Prodi fece una serie televisiva di interventi da docente e faceva questi interventi di 1 ora e mezza, 2 ore. Io me ne sono seguiti quasi tutti, erano 5 o 6 di queste puntate. E io mi domandavo, ma come cazzo è che io non capisco niente? Non riuscivo a capire quello che, e te credo che non riuscivo a capire, era intenzionale, non voleva far capire niente. È naturale. Oh, io non è che sia veramente. Ma è evidente, esperto, è, ma insomma non sono neanche all'ultimo arrivato. Appunto. Capito? Questo per dire la volontarietà intenzionale proprio di andare a demolire. Con la senza scusa far della capire. Privatizzazione. Certo, senza far ricordiamoci capire. Che la ricostruzione italiana dell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, avvenne grazie alla presenza dell'IRI, certo, e alla presenza dell'ENI, che era stata affidata a Enrico Mattei. A Enrico Mattei, affinché la liquidasse, ma siccome Enrico Mattei non era un cretino, aveva capito le potenzialità che appunto, c'era, no? Aveva capito che poteva inserirsi fra le 7 sorelle. Che era democristiano, ma era un laico, e riuscì ad inserirsi, ma alla grande. C'è stato un momento in cui l'Italia comandava, no, a livello mondiale. La ELF era seconda a noi, tanto che i francesi non l'hanno mai digerita, certo. Ecco perché la storia, esatto, di Gheddafi. Esatto. Ricordiamoci che la Libia, dove un colpo di Stato aiutato dall'Italia aveva messo al potere Gheddafi aveva cacciato dalla Libia tutte le altre potenze, in particolare Inghilterra, petrolifere, British Petrol, tutte, era rimasta soltanto l'ENI. Questa è la ragione, come hai detto tu prima giustamente, per cui, ritenendo giusto dover colpire l'Italia e soprattutto Mattei, prima hanno ammazzato Mattei, poi hanno ammazzato Gheddafi, e c'è una logica eccezionale. Qui ci sono tutta una serie di capitoli molto importanti che noi leggeremo qualche altra volta, perché quello che a me interessa adesso è leggervi un'altra cosa, perché anche questa cosa è ignota ai più. Leggo semplicemente una frase scritta da questo studioso che ha preso in esame questa rivista. La rivista si chiama ve lo dico subito, quest'autore che si chiama Liliano Faenza,
ha preso in esame tutti gli articoli che erano scritti in questa rivista, che sembrava... Era ebreo? No, il nome ci fa pensare di sì, ma non mi sembra che... E comunque sicuramente si chiama Faenza, come il famoso regista ebreo Faenza. Certo, Roberto, Roberto Faenza. Allora, dicevo, la rivista si chiama, ve lo dico subito, perché me la dimentico sempre, il paese si chiama San Lorenzo a Monte, dove c'erano appunto personaggi veramente genuini, per cui la descrizione del pensiero degli abitanti di questo San Lorenzo a Monte, ai confini con Rimini, fa testo. Perché quello che pensavano questi abitanti, cioè diciamo i clericali, ma soprattutto anche la critica antilaica, era esattamente la matrice di tutto il pensiero clericale, quello che poi avrebbe dato vita al potere clericale nel secondo dopoguerra. Qui c'è tutto l'aspetto, ad esempio, dell'opposizione clericale alle nostre conquiste africane, la critica clericale a tutto ciò che veniva fatto dal governo. Leggiamo una frase. Molto importante, che riguarda appunto il settimanale si chiamava Ausa, A-U-S-A. Papale significava per essi né più né meno che patrioti. E in un periodo in cui pareva che la guerra d'Africa stesse per condurre alla bancarotta il paese, i patrioti del settimanale Lausa ammonivano che quando la nostra patria era come l'Africa oggi, cioè mezzo selvaggia, in preda a barbaresche scorrerie, senza strade, senza ponti, senza commercio, senza agricoltura, senza arti, senza costumi, furono i papi che fecero l'Italia. Oh. Soprattutto grazie allucinante al principe Valentino. Allora, veniamo a noi e con questo concludiamo, perché queste sono cose che non si sanno, ma noi dobbiamo avere la coscienza laica della realtà dello Stato italiano. Chi ha voluto l'Italia? Vediamo se tu lo sai. Il trio Mazzini. No, molto prima. Molto prima. Chi è stato il grande genio che ha pensato l'Italia? I pensatori geniali, quello che ha scritto il principe Machiavelli, dice. No, Machiavelli già c'era, ma c'è stato uno che ha realizzato l'Italia perché l'ha pensata. Qui si parla anche della Giovine Italia di Mazzini, ovviamente teniamolo presente. Dimmi che epoca, forse. Sì, adesso te lo dico. Adesso cerchiamo di leggere. Ma anche come lo si chiama? Quello che ha fatto la seconda violazione perché di Roma, noi la seconda violazione di Roma rivendichiamo da parte del re di Napoli. Come si chiamava il re di Napoli? È quello, tu stai parlando del 1350. Re di Napoli che ha conquistato Roma, ha assediato Roma e poi ha fatto il sacco di Roma. Non l'ho presente. Porca miseria. Qui si parla di tutto e il libro è questo: Storia delle fanterie italiane. Storia delle fanterie italiane, volume terzo. Le fanterie nel periodo napoleonico e nelle guerre del Risorgimento. Ed è di un interesse estremo, perché se tu leggi la storia così superficialmente, come una grande onda, non riesci a cogliere la sostanza del discorso. Se vai invece nel dettaglio, vedi veramente chi è che ha voluto l'Italia e lo vedi subito.
qui abbiamo tutti i sottocapitoli, le fanterie del regno delle due Sicilie, l'esercito di Giuseppe Bonaparte, quindi le fanterie dell'esercito delle due Sicilie fu voluta soprattutto da Giuseppe Bonaparte, quando Giuseppe Bonaparte era governatore, era re delle due Sicilie. L'esercito di Gioacchino Murat. No, era governatore, scusa. No, non era né governatore né re, era reggente allora. No, era sì, tipo reggente, non mi viene la parola. Il nuovo sovrano, no, è Giuseppe Bonaparte, nominato da Napoleone re delle due Sicilie, il 30 marzo 1806, eccolo qui. Il nuovo sovrano, probabilmente per il raggiungimento del grande fratello, si occupò immediatamente dell'esercito del regno. Questo esercito del regno è stato operativo in tante cose. Tra l'altro, quando Murat tradì Napoleone... Prima che... 1806. Prima di che Murat. Napoleone si proclamasse re sì, d'Italia. 1806. Ah, ecco. Murat venne dopo... Sì, infatti, il re Giuseppe Napoleone. Infatti. Ma è durato poco lui. E Murat è durato poco perché... No, è del 15. Murat, quando Napoleone era impegnato nell'ultima e feroce battaglia contro la coalizione degli antichi regimi, Murat lo boicottò e non andò. Ah, è vero, mi sono ricordato, sì, adesso. E lui infatti è stato uno dei motivi della sconfitta di Napoleone. E Napoleone l'ha detto dove molto era? Chiaro. A Jena già. No, lui a Waterloo. No, ma Jena è stata una grande le grandi battaglie di Napoleone sono quelle Jena. In cui lui ha dopo la sconfitta madornale di Russia ha frenato gli eserciti che si avvicinavano e stavano occupando la Francia. Sì. Una serie di vittorie fino all'occupazione di Parigi da parte della coalizione. A livello di occupazione di Parigi, Napoleone abdica e accetta il reame dell'isola d'Elba, da cui sarebbe uscito per l'ultima battaglia campale, alla quale mancò Murat. Ma Murat, nello stesso periodo, aveva svolto una campagna in Italia... fino a Ancona, vicinissimo peraltro ai confini del Regno delle Due Sicilie, dove fece la proclamazione dell'unità nazionale italiana. La prima costituzione della nazione italiana sono di Gioacchino Murat, che obbediva al principio fondamentale di Napoleone, che era quello che ha pensato l'unità nazionale italiana. Quindi Gioacchino Murat e Giuseppe Bonaparte. Esattamente, Giuseppe Bonaparte che poi fu nominato re di Spagna e sostituito da Murat. Quindi all'origine dell'unità nazionale italiana c'è la Repubblica Cisalpina e la Legione Italiana. Questi concetti, soprattutto... Scusa, in francese è Jacques o Joaquin? Joaquin c'è scritto. Sì, lo so. Joaquin, che noi chiamiamo Gioacchino. Però Jacques, insomma. E Jacques, sì. Piccolo Jacques. Qui ci sono l'elenco di tutte le campagne. No, sta cosa di Murat non la sapevo. Murat fece uno sgarro a Napoleone. Però Murat è stato silurato pure lui con la restaurazione, si è attaccato al cazzo e ha tirato forte. Esattamente, però non è stato totalmente infedele. Tant'è vero che giustamente Napoleone, nelle sue memorie a Sant'Elena, disse appunto: Murat mi è mancato, perché la sconfitta fu della cavalleria. A Waterloo, dici? A Waterloo? La sconfitta fu dovuta prevalentemente al maresciallo, è scritto Ney e si legge Ne. Non è un caso che Ney, che si legge Ne, fu fucilato per alto tradimento. Ney con la Y. Sì, si legge Ne. Lo so. Non era un ufficiale che poteva gestire la cavalleria. L'unico che era capace di gestire la cavalleria nel suo impeto è stato sempre Murat.
Napoleone vinceva perché all'ultimo minuto interveniva la cavalleria sul lato sinistro, arrivava la cavalleria e gli faceva un culo, gli spianava tutto. Quella è stata. Allora noi leggiamo un paio non di... Non ho capito però Murat perché non è intervenuto, cioè ha tutto il tempo per farlo. Ha tradito Napoleone, c'è poco da ma fare. Ma il motivo, quando... non c'è un motivo. Lui aveva questo motivo di sganciarsi, dice non sono praticamente un motivo psicologico, probabilmente anche trattenuto dalla moglie che era una delle sorelle di Napoleone. E contemporaneamente però aveva fatto la campagna italiana. Forse non aveva e si era spinto fino ripeto, non era ad Ancona. Non si sentiva in forze sufficienti per andare a affrontare. Ma insomma, praticamente diciamo che le truppe di Gioacchino Murat, cioè le truppe napoletane, narrate in maniera molto brillante in quel film con Alberto Sordi, dedicato al Marchese del Grillo. Che non so se voi ve lo ricordate. Partiva e arrivava al massimo a Viterbo. Sì, lui era fermo lì perché se gli avevano fregato i cavalli, sì. E vedeva camminare dei poveracci, dei disgraziati che a piedi stavano tornando a Napoli e dicevano le abbiamo prese, Napoleone le ha prese, eccetera, eccetera. E quello è uno spettacolo, è vero. E lì Murat praticamente non se l'è sentita, non ci so. Ci saranno delle ragioni politiche. Contemporaneamente però... No, quello che vorrei capire è che Murat avrebbe dovuto essere poi con la restaurazione deposto, ma essergli stato dato qualcosa in cambio per il suo mancato intervento. No, dovrebbe perché lui, no, lui no, assolutamente. Non è intervenuto. Ma non l'hanno riconosciuto, era comunque Murat, era comunque il re e contemporaneamente capo della massoneria di Napoli, contemporaneamente ricordiamocelo, proclamatore della prima Costituzione dell'Italia Unita e si immagini se gli davano qualcosa. Era lui che era un avventato che pochi anni dopo pensò di poter risolvere il problema sbarcando in Calabria, l'hanno preso subito e l'hanno fucilato. Ha fatto quando, la fine. Quando sbarchi ti dice sempre male, o ce l'hai in forze o già con l'appoggio della massoneria, come ha fatto Garibaldi, oppure quando sbarchi toccarsi. Esatto. E lì ci sarebbe tutto da raccontare, lo racconteremo perché qui ci sono degli aspetti molto interessanti della campagna garibaldina, perché questo libro va per tutto l'Ottocento. Hanno fatto vedere qualche giorno fa in televisione un bellissimo sceneggiato degli anni 60. Viva Garibaldi, viva l'Italia. Uno spezzone in bianco e nero. Che parla della fuga dei Borboni appunto di fronte all'aggressione di Garibaldi. Che si ritirarono, sì, Gaeta, bellissimo. A Gaeta. L'ho visto anch'io. Carino. Bellissimo. Molto bello. Molto bello, accidenti. Fatto con bene, coi controcazzi. Con un'acutezza, sì. In cui ci sono tutti quelli che parlano tra di loro. E si vede anche il personaggio di Don, qualcosa che mi viene, che era il capo della mafia della Camorra napoletana. Don Liborio Don Romano. Liborio, bravo, ecco. A cui dal governo di Franceschiello fu affidato l'incarico di andare a chiedere i soldi a... ai Rothschild. Ah, sì, ai Rothschild. Bene, ne abbiamo parlato. I Rothschild erano già a Napoli, uno dei Rothschild era infatti, la sede a Napoli. Infatti. Non a caso, perché Napoli era una delle città più popolose e ricche di tutta Europa. Più ricche. Cioè oltre 200.000 abitanti, già nel 1840-50. Allora, vi leggo alcuni antecedenti a ciò che voi sappiate, che l'unità nazionale italiana nasce con Napoleone e non può essere che laica. Tutto il resto è stata una ripresa di possesso da parte del Sacro Soglio, previ accordi con la mafia e con il governo americano, mezzo camorristico e mezzo massonico. Leggiamo una nota che è molto importante e che dovrebbe far riflettere. Il congresso per la Federazione Cispadana, tenutosi in Modena nei giorni 16-18 ottobre 1796,
Era la, diciamo, la premessa per organizzare l'arrivo dei francesi. C'è tutto qua. Ah. Dai deputati dei governi provvisori di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio. Erano già insorti e erano già al potere. Non a caso un grande pensatore italiano contemporaneo dice: guardate che l'unità nazionale italiana nasce al nord. Non a caso la bandiera italiana nasce qui. A Reggio Emilia. Quindi state ben attenti che un processo eventuale di disgregazione dell'unità nazionale può trovare la sua origine al sud, ma l'unità nazionale nasce al nord e soprattutto in Padania. Ecco. Tutte le città della via Emilia. Tutte le città della via Emilia. Bologna, Ferrara, Modena e Reggio. All'epoca Ravenna era già fuori mano perché era con in mano al Papa, ma è tutto qui. No, ricordiamo che Parma era parte del Ducato di Parma e Guastalla. Bravo. Ed era stata affidata a una prima signora, a una signora. Sì, prima a una moglie, a una sorella di Napoleone, poi sostituita da una Borbone. Dai deputati che portarono le città e il Ducato a un livello altissimo di benessere. Tant'è vero che noi possiamo dire che l'Italia è piena di capitali. Sì. Una delle grandezze dell'Italia era piena di capitali, magari a scapito dei poveracci, però tutti questi volevano costruire qualcosa la loro di qualità. Più bello. La bellezza dell'Italia è che ogni grande città, essendo capitale di questo piccolo regnicolo, in realtà erano delle capitali e lo sono tutt'oggi. La bellezza di Ferrara, ad esempio, ma chi la può negare? La palazza dei diamanti. Il castello dei diamanti. Io ho il piacere di vedere delle cose eccezionalmente belle che fanno vedere tutti i giorni in queste televisioni Rai 1, Rai 3, Rai 2, eccetera, dove ci fanno vedere le bellezze dell'Italia, che uno resta a bocca aperta delle certo. grandi bellezze architettoniche di questo paese che nessuno conosce. Allora, il congresso per la Federazione Cispadana, tenutosi in Modena nei giorni 16-18 ottobre 1796, si sciolse indicendo per il 27 dicembre una nuova riunione di deputati eletti dal popolo. Siamo no cazzi! Siamo nel 1796. Non come Conte! Nomen omen! Esatto, sai quanto poteva piacere a Sua Maestà il Papa? I quali dovevano raccogliersi a Reggio per dare teatro comunale, magari per dare ordini più meditati e fermi. Teatro comunale? Non c'è scritto, ma comunque lì. Al governo delle quattro province unite e delle altre che avessero deliberato di accedere alla federazione. Ma siamo del 1796, non nel 1860. La storia del secondo congresso cispadano, importantissima perché in quell'assemblea si passò per la prima volta risolutamente dall'idea della federazione a quella dell'unità, è molto sconosciuta. L'unità nazionale italiana è stata fatta qui, laica, ecco perché il papato che comanda oggi non vuole giacobina. Che giacobina, ancora con residui giacobini. Questo va meglio. Beh. Il secondo congresso cispadano svolse l'opera sua in due distinte sessioni. L'una a Reggio Emilia il 27 dicembre 1796 al 9 gennaio 1797, nella quale furono gettate le basi dell'Unione Repubblicana. Quindi non solo quando se ne parla nascita del tricolore italiano, si fermano sempre lì. Ma invece oltre, il fatto politico è l'Unione Repubblicana. L'altra in Modena, dal 21 gennaio al 1 marzo 1797, ove fu discussa ed approvata la Costituzione della Nuova Repubblica Cispadana. No, ma questo io me lo ricordo. Sorta tra tanti entusiasmi, finita presto, come era naturale, poiché nella mente del Buonaparte e dei cittadini dell'Emilia non doveva essere che il primo passo verso un'unione più ampia e più salda
con le province cispadane. Ecco dove nasce l'origine e la struttura. L'animo. Ma che Piemonte era marginale. Ma Piemonte è stato un approfittatore del volere popolare. Esattamente. Ecco. Il Piemonte a un certo punto ha pensato bene che sarebbe stato completamente escluso dalla gestione dell'Italia, perché l'Italia era la Padania, si sarebbe fatta senza di lui, e la grande intelligenza di Carlo Alberto fu quella di sacrificare le truppe piemontesi nel primo, nel secondo conflitto, della primo conflitto della, del 21 e del 48. Del 48 e del 49, che però diede origine alla sconfitta del 49, diede origine alle grandi repubbliche di Venezia e soprattutto di Roma. E cosa fece il Piemonte? Si mise a capo, fece prima di tutto, ricordiamocelo, perché bisogna ricordare, la prima ferrovia in Italia fu voluta da Franceschiello. Da Camillo Benso Conte di Cavour. No, io so del 1815, Portici, Napoli-Portici, tutte cazzate. Sono queste le cose. La prima ferrovia reale, concreta, certo. Univa? Chi univa secondo te? Torino con... con? Di Casale? No, più in là. È il primo tratto dell'unificazione... Alessandria? No. Genova! Ah, giusto. Questa è stata l'idea rivoluzionaria di Cavour. Giusto. Il mare. Arrivare al mare. Ma vi rendete conto? Non lo sai. Aveva ottenuto la Liguria da poco... E poi appunto hanno fatto la ferrovia. La prima cosa che hanno fatto. Altrimenti non avrebbe avuto il potere, la potenza per fare le guerre. Stanno cianciando di una ferrovia che a Napoli Porte si portava quattro sciagurati a fare il bagno. Sì, lo so. E va confusa con la ferrovia che era della creazione dell'Italia. Perché se unisci il Piemonte con Genova, con hai fatto il 90% di quello che dovevi fare. Certo. Durante la prima sessione fu deliberata a Reggio il 7 gennaio 1797 su proposta di Giuseppe Compagnoni l'adozione del Trigolore. Eccolo lì. A Reggio. Ma a Reggio questo non è un solo atto. Voi, se fate attenti alle manipolazioni storiche, quante volte hanno ricordato nel 1797 la nascita del Tricolore? Ma che cazzo c'entra? Non è solo quello. L'hanno detto, la nascita del Tricolore, ma è quello che c'è dietro che è importante. È l'atto terminale. Che non vogliono che noi lo sappiamo. Certo, è l'atto terminale. Certo. Mentre si preparava il secondo congresso a Reggio, il 28 novembre, nell'indire i comizi elettorali, il comitato di governo di Modena, Reggio, presieduto da Giovanni Paradisi, pubblicava un proclama che si crede bene riportare in parte, perché dimostra quale influenza esercitassero già in Italia per desiderio di Napoleone le idee che avevano trionfato in Francia con la rivoluzione, idee dalle quali doveva derivare col tempo il desiderio della indipendenza e dell'unità nazionale, che sono tutt'uno. Io non ho capito come ha fatto uno come, che è stato anche uno dei partecipi, anche come comandante, come capitano nell'esercito rivoluzionario, come ha fatto Napoleone a cambiare idea da essere un repubblicano convinto a diventare lui prima appunto, imperatore, dittatore, poi re, poi imperatore? Come cazzo ha fatto? Come ha potuto? Ha fatto l'evoluzione di uno che conosceva perfettamente la storia e sapeva che l'unificazione europea poteva essere fatta solo da un imperatore. Le conoscenze storiche di Napoleone, io ho il libro, il De Bello Gallico commentato da Napoleone. Ah, interessante. Allora, perché Napoleone cosa ha fatto, genio com'era? Studiava la storia. Certo. La storia di Napoleone. Ricordiamoci che lui era compagno di corso al collegio dei Domenicani, o dei Benedettini, adesso non mi ricordo, di Robespierre, e per quello lui era robespierrista, certo, perché era amico di Robespierre, erano compagni di studi proprio, e quando erano in collegio a Termidor, non mi ricordo se Domenicani o Benedettini,
l'abbazia di Benedettini, era. Benedettini, sì, esatto. A Termidoro, quando tagliarono la testa a Robespierre, Napoleone lo misero in galera. Sì, sì, lo so. E quindi, più di così, era un robespierrista a tutti gli effetti. Solo che è stato un grande e conosceva perfettamente la storia di Roma. E se voleva fare l'unificazione dell'Europa, la poteva fare solo nel nome dell'impero. Ecco perché si è autonominato impero. Peraltro... No, ricordiamo, non nominato, autonominato. Si è imposto la corona ferrea da solo. La corona ferrea era la corona del Regno d'Italia. Certo. Che fu strappata dalle mani del Papa. Certo. E poi si autoproclamò imperatore in Notre Dame di Parigi. Il barbaro sistema di governo dal quale sortivano appena le nazioni di Ferrara, di Bologna, di Modena e di Reggio, il barbaro sistema di governo dal quale sortivano le nazioni, perché c'era l'identificazione dello Stato con la nazione. Quindi se c'era lo Stato di Ferrara, c'era la nazione di Ferrara, certo, capite qual è il concetto? No, ma è quello che si sono dimenticati questi testa di cazzo di OPPT o legali rappresentanti. Dove c'è un popolo e c'è un territorio, c'è uno Stato, dichiarato o no. È quello che non vuole la Chiesa, perché la Chiesa vuole avere lo Stato della Chiesa al di sopra delle nazioni, è talmente chiaro. È qui che ha spiegato tutto. Al momento che venne fissato il congresso tenutosi in Modena nello scorso ottobre, fu la ragione che indusse i rispettivi governi provvisori, perché erano tutti governi provvisori, ad assumere la nomina dei deputati al congresso medesimo. Gettarono essi i fondamenti. Erano provvisori perché erano costituenti, certo. Erano commissioni costituenti, certo. In realtà. Gettarono essi i fondamenti della nostra avventura felicità con la decretata Federazione Cispadana. Ci vuole niente a rifarlo, questa è stata la grande idea di Bossi, con tutto che era democristiano. Sì, 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 sì. E lui gli è venuto in mente questa cosa, che si poteva rifare la federazione, solo che ha sbagliato, perché la Federazione Cispadana non aveva lo spessore umano. Non la puoi fare nel nome della Chiesa. E lì è stata la... Non c'era lo spessore. Tant'è vero che è caduto sui soldi che si è fregato. Sui trappoloni. Sui soldi che si è fregato per fare laureare il figlio di Occolone. Tanto bastava lo stesso, tanto è vero, oggi hanno dimostrato che è possibile. Andare come deputato in Europa, certo. Gettarono essi i fondamenti della nostra avventura felicità con la decretata Federazione Cispadana e col fissare i mezzi di una generale difesa intenta a proteggere i fausti principi della libertà dei suoi popoli. Ma sin da allora conobbero la necessità di una missione più stretta che, confondendo in una sola le quattro nazioni, giungesse a formare di questa bella parte d'Italia una repubblica sola. Ecco dove nasce il concetto, il nucleo, certo. Sì, il feto certo. Della Repubblica Nazionale, certo. Che ovviamente per la presenza dei democristiani e dei comunisti non era possibile rivendicare con la Costituzione dell'ultimo dopoguerra. È tutto qui. Non potevi fare una Costituzione vera, che è questa, quella della Repubblica Cispadana, questa è la Costituzione vera. Ma la Costituzione della Repubblica Italiana del dopoguerra ci aveva dentro un aborto. Tant'è vero che... È un feto abortito. Esattamente. Democristiani e comunisti, potevano questi fare una costituente? No. A questo fine fu decretato il congresso. No, anche che... perché i comunisti rispondevano a Mosca, i democristiani rispondevano all'Atlantico e al Papa. Esatto. A questo fine fu decretato il congresso che si terrà in Reggio il giorno 27 del prossimo dicembre. Forse anche ci è lecito stender più oltre le nostre speranze, forse la possente nazione lombarda, animata dagli stessi principi, nutre nel seno comuni con noi i desideri ed i voti, aspettando con impazienza il momento di chiamarci fratelli. Ma la nazione lombarda a quel punto fu liberata dal Piemonte. Ecco dove è caduto il principio. Il Piemonte fu visto positivamente da tutti, fuorché ovviamente
dall'Austria che perdeva i territori, ma gli altri furono contenti perché la Lombardia, che si era già liberata con 5 giornate di Milano, lì non ti confonde. 5 giornate 49, di Milano. 48. Ma qui parliamo del 796. Sto parlando dell'intervento di Carlo Alberto. Ah, l'intervento di Carlo Alberto. Sto spiegando le ragioni politiche dell'intervento di Carlo Alberto. Carlo Alberto, parlavi dei piemontesi in generale. Che era un monarca monarchico, capì che che era minacciato dalla rivoluzione mazziniana. Lui ha dovuto sotto pressione proclamare, Garibaldi e Mazzini furono costretti a scappare. Costituzione albertina. Esatto. Ma non l'ha fatto perché era bravo o buono, l'ha fatto perché c'aveva le sommosse. Esattamente, in casa. E allora Carlo Alberto entrò in Lombardia perché aveva paura dell'insurrezione delle 5 giornate di Milano. A Pavia e lì si è impantanato. Esattamente. Però perché si è impantanato? La scena. Perché non doveva vincere. Ha fatto la scena, giustamente. La muina. Facete la muina. C'è la spiegazione di tutto. Non doveva vincere, doveva semplicemente assorbire la rivolta di Milano. Esatto. Ma soprattutto lui doveva far vedere che parteggiava per la rivoluzione. Esattamente. Animata dagli stessi principi, nutre nel seno comuni con noi i desideri e i voti, aspettando con impazienza il momento di chiamarci fratelli. Ma vana sarà ogni lusinga di una sicura e durevole felicità se una nuova organizzazione politica non succede alla macchina mostruosa che oppresse finora i popoli di queste contrade. Una Costituzione democratica che, rimettendo l'uomo nello stato di libertà ed eguaglianza, protegga inviolabilmente i suoi diritti, può sola procurarci l'unione desiderata e sola può farcene gustare il futuro. Il frutto. Confronta Tommaso Casini, i deputati al congresso cispadano, in Rivista Storica del Risorgimento Italiano. Formentoni. Esatto, volume terzo. Formentoni. Il governatore della Lombardia. Formentini. Formentini. No, Formentini era sindaco di Milano. Lo diremo. Comunque comincio la F. Sì, Formentini era sindaco di Milano. Noi abbiamo riassunto, leggendo opere dell'epoca, un periodo storico di grande importanza, che va tenuto presente. Io questo di Milano qualcosa poteva pure riportare a me. Cos'è successo? Però cos'è successo? Non era chiaro. Cos'è successo? Il Piemonte attaccò, desideroso anche di allargare il proprio spazio, ricordiamocelo, però attaccò la Lombardia che si era ribellata e che prometteva di ricreare una situazione napoleonica. Va detto che quando nel 58-59 Vittorio Emanuele III chiese l'aiuto dei francesi, oddio. Come Vittorio Napoleone III? Vittorio Emanuele chi? Secondo, sì. Non è che chiesa, fu un accordo ben preciso che ci spiega in termini geopolitici. Lui aderì al fatto di cedere la parte francese al di là della catena delle Alpi in cambio dell'aiuto per la battaglia di Solferino e San Martino. Ecco. E lì, anche lì, dal punto di vista geopolitico si spiega tutto. Ricordiamoci. Cioè, avevano già fatto la scelta i piemontesi di abbandonare l'internazionalizzazione del proprio Stato per dedicarsi esclusivamente alla conquista dell'Italia. Da parte, con il finanziamento da una parte della massoneria inglese e dall'altra dell'aiuto militare di Napoleone III. E fu lì che intervenne in maniera piuttosto pesante, intervennero le forze rivoluzionarie, Mazzini e Garibaldi, i quali portarono avanti un programma
di unificazione nazionale che il Piemonte sicuramente non voleva, non avrebbe voluto. Quindi questa è la logica che si spiega da questi meravigliosi libri, questi sono i grandi libri che devono essere letti, questi qui, capito? E questo avranno stampato 200 copie. Ma questa è un'opera fondamentale, sì, della storia delle fanterie italiane. Sì, però voglio dire, ne hanno stampate magari 10.000, ma ne hanno vendute 200, sì, perché esercito, sì, sì. Vabbè, con questo io lo chiuderei. Allora, chiudiamo qui, sempre, so long! Sempre, e ricordatevi sempre, cari amici, ve lo facciamo vedere di nuovo. Eccolo qui. Eccolo qui. Per questo incredibile personaggio, che vi faccio vedere di nuovo perché è importante, che è qui, che è qui, oh, qui dove? Non lo trovo, e vabbè, in questa bellissimo, eccolo qui, Edgar Hoover, eccolo qui. Aspetta che lo facciamo rivedere. Dei Lions, lì c'è un distintivo dei Lions, guardatele bene le cose. No. Sì, vabbè, più o meno siamo lì. Vabbè, vabbè. FBI, eccolo qui, FBI. Per Hoover la mafia non esiste, è scritto qui. Indagava tutti, aveva centinaia e centinaia di truppe, ma la mafia non esisteva. Perché? Perché c'erano gli accordi presi in Sicilia nel 1943. Laudetur Priapus.